Sembrerebbe che il quartiere San Luca si sia trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto. A pochi metri dal centro abitato, accanto ai cassonetti della spazzatura di via Piersanti Mattarella, vecchi divani e materassi riempiono un angolo dello spiazzo adiacente alla rotatoria di via Rochester. Ancora rifiuti speciali ed ingombranti in viale Stefano Candura, dove ormai da diversi anni, in quello che sembra essere diventato un vero e proprio angolo della vergogna, ci sono vecchi materassi, mobili, sfabbricidi e perfino dei bidoni dell'olio per il motore delle autovetture, pericolosi perché altamente infiammabili. Ma non è tutto, perché proseguendo lungo la via ci sono ancora altri rifiuti umidi ed in decomposizione, gettati all'interno di una vecchia cassettiera accanto ai cassonetti dell'immondizia, dove vi sono anche degli abiti usati che di norma dovrebbero essere gettati nel recipiente adibito per la loro raccolta posto accanto ad essi. Bottiglie in plastica, vetro e lattine si trovano invece all'interno del canalone adibito alla raccolta delle acque, nel lato destro della strada che si trova immediatamente dopo lo stadio Marco Tomaselli. Numerose le segnalazioni e gli appelli che il presidente del comitato di quartiere San Luca riceve dai residenti della zona, proponendo a sua volta all'amministrazione comunale maggiori controlli e quindi maggiore attenzione nel risolvere il problema. La situazione è quella che si vede dalle immagini, uno spettacolo davvero indecoroso per quello che è uno dei quartieri più grandi e popolosi della città. Materassi, comodini, sfabbricidi, gabinetti vecchi, sanitari vecchi, buttati così in mezzo alla strada come se niente fosse. Davvero una situazione pessima e indecorosa. Per questo, come comitato di quartiere, abbiamo deciso di accogliere le segnalazioni dei cittadini e fare questa segnalazione a voi e anche all'amministrazione comunale. In particolare, alcune di queste discariche a cielo aperto sono presenti da mesi, in alcuni casi addirittura da anni. Noi capiamo le difficoltà che ha l'amministrazione, che hanno le istituzioni in casi particolari come questo, però è anche vero che non può essere lasciata una situazione così di pericolo per la salute pubblica, perché come dicevo sono presenti anche degli sfabbricidi, in alcuni casi anche Eternit, e questo sicuramente costituisce un pericolo per tutti gli abitanti del quartiere o anche per chi si trova a passare. Sicuramente la colpa principale di questo spettacolo pessimo e dei cittadini che lasciano i loro rifiuti così per strada. La cosa migliore sarebbe andarli a consegnare direttamente all'isola ecologica di Contrada Cammarella, però anche le istituzioni dovrebbero fare la loro parte per risolvere questo problema. Ad esempio, una situazione per tamponare potrebbe essere un maggiore controllo del territorio o ancora l'istituzione di un giorno per il ritiro dei rifiuti ingombranti.